Bentornati amici a questa nuova puntata di Aspettando Green. La nostra breve chiacchierata oggi verterà sulla geometria e sull'impedenziometria. Sicuramente avete avuto tra le mani questi esami, l'esame impedenziometrico e poi vedremo anche l'esame geometrico. Voglio anticiparvi qualcosa che poi approfondiremo per bene in occasione del Green 2017, qual è il modo più proficuo di interpretarli, di utilizzarli ad integrazione della diagnostica delle patologie dell'orecchio. La geometria e l'impedenziometria sono gli strumenti utilissimi che servono prima di tutto a noi specialisti in otorino e quindi sono convinto che sarà anche utile per voi conoscere l'interpretazione di questa metodica. Che cos'è il timpanogramma? Il timpanogramma di fatto è una rappresentazione grafica che assomiglia ad una gaussiana delle variazioni pressoriche da una negativa ad una positiva e sulle ordinate andiamo a visualizzare la compliance, diciamo l'elasticità della membrana timpanica. Questo è il tipico timpanogramma di tipo A. Allora andiamo a vedere come funziona questo apparecchio che registra la timpanometria. Che succede? Succede che c'è un tono sonda. Questo tono sonda ha una frequenza standard che viene riflessa, tutti quanti i suoni vengono riflessi, in questo caso questo suono viene riflesso dalla membrana timpanica. Se la membrana timpanica varia di posizione al variare della pressione, e lo vediamo qui su questo grafico, l'onda sarà sonora, sarà riflessa diversamente e avremo un grafico. In questo caso, quando il grafico è centrato su valori prossimi allo zero, nei bambini fino a 3 anni di età, addirittura sino a meno 150 abbiamo un timpanogramma normale, vuol dire praticamente che dietro la membrana timpanica c'è aria, la cassa è ventilata. Che succede invece se al variare della pressione la membrana timpanica rimane ferma? Vuol dire che il tono sonda non viene riflesso e quindi che ne avremo un timpanogramma piatto e che dietro la membrana c'è qualcosa, ad esempio un'otite media effusiva. C'è poi un timpanogramma intermedio, chiamiamolo così, che viene invece definito timpanogramma di tipo C. Cioè la membrana timpanica riesce a muoversi per valori pressori negativi che eguagliano la pressione negativa all'interno della membrana timpanica. Quindi c'è una situazione di depressione, di disventilazione tubarica e in questo caso il timpanogramma si sposta su valori negativi al di là di meno 150, meno 200, meno 250. Quindi il timpanogramma, possiamo subito dire, che fotografa in maniera oggettiva delle condizioni patologiche ed è uno strumento utilissimo per la diagnosi e per il follow-up del paziente. Immaginate un paziente che ha un'otite media effusiva e quindi avremo una timpanometria di tipo B e che i nostri controlli post-terapia il timpanogramma diventi prima di tipo C e poi di tipo A. Cosa vuol dire questo? Che possiamo monitorare una guarigione, un decorso della patologia sicuramente favorevole oppure no, se il timpanogramma rimane tipo B. Quindi, strumento oggettivo per la valutazione della funzione della cassa del timpano. In calce alla timpanometria spesso trovate anche la riflessologia stapediale. Che cos'è la riflessologia stapediale? È lo studio di un riflesso mediato dall'ottavo nervo cranico, quindi un riflesso che ha un'afferenza uditiva e che ha un'efferenza attraverso il settimo nervo cranico, il nervo del facciale, che attiva un muscolo, il muscolo stapedio, che irrigidisce la catena ossiculare in risposta a uno stimolo forte. La funzione è: io irrigidisco la catena perché non voglio che questo suono così intenso danneggi la coclea. Noi lo utilizziamo per studiare questo riflesso e quindi per aggiungere elementi alla diagnosi. Come vedete in questo grafico, per semplificare, il riflesso stapediale è attivato bilateralmente da un suono, quindi se percepisco un suono di forte intensità da un lato, io attivo entrambi i muscoli stapedi. Perché lo utilizziamo? Lo utilizziamo perché ci dà, come detto, ulteriori informazioni diagnostiche. Quali sono i quadri che possiamo ottenere? Un riflesso stapediale presente. Mandiamo uno stimolo sopraliminare, quindi molto al di sopra della soglia uditiva, e il riflesso stapediale c'è. Che vuol dire? Vuol dire che tutto questo arco riflesso, quello afferente, quindi quello uditivo e quello efferente, chiaramente, funzionano. Quindi non ci sono impedimenti alla trasmissione dello stimolo e
quindi escludiamo cosa? Una patologia, ad esempio, dell'orecchio medio. Quindi, in una ipoacusia neurosensoriale, cioè dove è la coclea ad essere danneggiata, ne abbiamo sempre una timpanometria di tipo A e la presenza dei riflessi stapediali. Con una timpanometria di tipo A e la presenza di riflessi stapediali è presente in un orecchio normale. Cosa avviene invece se non c'è il riflesso stapediale? Vuol dire che, semplificando sempre, che tale riflesso è inevocabile, è bloccato per una patologia dell'orecchio medio. In un'otite media effusiva abbiamo un timpanogramma piatto e l'assenza dei riflessi stapediali. Se l'esame timpanometrico e la riflessologia noi la integriamo, la associamo con l'audiometria, abbiamo un quadro ancora più preciso e vedremo che c'è una relazione, l'uno porta inevitabilmente all'altro. Come rappresentiamo l'audiometria? Con dei simboli. Il segno del maggiore rosso, questo, è la soglia per via ossea a destra. Il segno del minore in blu è la soglia per via ossea a sinistra. Il cerchio rosso è la soglia per via aerea destra e l'X in blu è la soglia per via aerea sinistra. In audiologia, come anche in vestibologia, indichiamo sempre con il rosso il lato destro e con il blu quello sinistro. Ma cosa significa via aerea e cosa vuol dire via ossea? La via aerea dice il nome stesso, noi andiamo a studiare la trasmissione dello stimolo sonoro attraverso l'aria, quindi attraverso il vibrare dell'aria, l'orecchio esterno, l'orecchio medio, sino ad arrivare poi alla coclea. Quindi lo studiamo in cuffia, cioè praticamente mettiamo le cuffie al paziente. Abbiamo una normale soglia per via aerea quando il percorso non trova ostacoli. Ma ove mai ci fosse un ostacolo a carico della cassa del timpano, esempio solito, otite media effusiva, cosa succede? Succede che praticamente questo stimolo non è condotto se non alziamo il volume, cioè se non la facciamo aumentare l'intensità dello stimolo e quindi avremo una soglia aumentata. Nel momento in cui invece noi usiamo la via ossea, cioè facciamo vibrare il cranio, usiamo un vibratore mastoideo, quindi bypassiamo la via aerea, quindi bypassiamo l'orecchio esterno, la cassa del timpano, andiamo a stimolare direttamente la coclea, noi rileviamo appunto la soglia per via ossea, che in questo caso sarà normale rispetto alla via aerea. E quindi avremo un gap, una differenza tra via ossea e via aerea. Avremo quindi questo quadro, una via ossea normale a sinistra, una via aerea abbassata, quindi abbiamo bisogno di un'intensità maggiore per fare lo stimolo. Questo è il classico quadro della ipoacusia trasmissiva. Quando invece abbiamo bisogno di uno stimolo più intenso per far percepire il suono al paziente, sia che utilizziamo la via aerea e sia che utilizziamo la via ossea, vuol dire che il problema non sta a livello dell'orecchio medio, ma sta a livello dell'orecchio interno, cioè il recettore primario, quello tra virgolette nervoso non funzionale. E quindi avremo, e lo avete intuito, questo quadro dove la via ossea si sovrappone alla via aerea, perché gli stimoli devono essere identici sia per via aerea che per via ossea per ottenere quella soglia. In questo caso si configura una ipoacusia neurosensoriale. Perché i due sistemi, o meglio, perché i due esami vanno sempre a braccetto? Perché a fronte di una ipoacusia neurosensoriale, come vi ho detto, avremo sempre la timpanometria normale e una riflessologia presente, perché lo stimolo è sovraliminale, molto intenso e tutto l'arco riflesso è attivabile. Invece, in caso di ipoacusia trasmissiva, noi non avremo un riflesso stapediale evocabile, né tantomeno una timpanometria normale, ma una timpanometria piatta, perché è l'orecchio medio ad essere impegnato nella patologia. Bene, la nostra chiacchierata è terminata. Vi invito sempre a visitare il sito ufficiale del Green 2017 all'indirizzo www.orlpediatrica.it, dove troverete aggiornamenti sul corso, nonché il link ai video che sto registrando per ognuno degli argomenti. Io vi ringrazio per aver seguito anche questa puntata e vi do appuntamento alla prossima volta.